Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per tutti gli abbonati al PlayStation Plus di novembre 2021. Questo mese avremo 6 giochi, 3 titoli PS4 giocabili anche su PS5, più 3 giochi per il PlayStation VR, scaricabili tutti dal 2 novembre 2021. Iniziamo subito! Il primo gioco per PS4 è Kingdom of Amalur: Re Reckoning, remastered dell'originale uscito nel 2012 per PlayStation 3. Gioco di ruolo ambientato nella Terra dei Fae, uno dei regni di Amalur. Il giocatore inizia senza abilità, ma potrà scegliere presto una capacità fra forza, destrezza o magia, che corrispondono alle classi guerriero, ladro o mago. Il gioco inoltre ha ricevuto anche 2 espansioni, presenti in questa remastered. Secondo titolo per PS4 è Knockout City, multiplayer competitivo a squadre, pubblicato da EA il 21 maggio di quest'anno. Le meccaniche di gioco ricordano molto quelle del Dodgeball, ovvero l'evoluzione del classico gioco della palla avvelenata, dove l'obiettivo è appunto colpire gli avversari con la palla. Terzo gioco disponibile sempre il 2 novembre, suo Day One ufficiale, è First Class Trouble, party game di bluff e deduzione sociale che ricorda molto Among Us. All'inizio di ogni partita vi verrà assegnato il ruolo di passeggero o personoide. L'obiettivo dei passeggeri è quello di sconfiggere l'IA fuori controllo per raggiungere il livello successivo. I personoidi, invece, devono usare ogni mezzo per evitare che i passeggeri raggiungano il livello successivo. Passiamo ora ai giochi PSVR. Da questo mese, infatti, Sony ha deciso di regalare, oltre ai 3 titoli PS4 e PS5, anche 3 giochi per il PlayStation VR, disponibili sempre dal 2 novembre. Come primo gioco abbiamo Until You Fall, hack and slash fantasy ispirato ai classici giochi arcade, dove trovando il tuo stile di combattimento dovrai affrontare orde di nemici inquietanti. Secondo titolo VR, invece, è The Persistence, roguelike horror fantascientifico. Ci troveremo su una nave spaziale composta da 4 ponti più uno extra, che corrispondono agli obiettivi da raggiungere, con l'aspetto e il contenuto delle stanze che cambiano ogni volta che si muore e si ricomincia da zero il gioco. Ci saranno anche dei crediti da spendere per creare alcune armi, più un altro tipo di valuta da utilizzare invece per potenziarle, migliorare le statistiche e l'equipaggiamento del nostro personaggio. Infine, come ultimo gioco gratis VR, abbiamo The Walking Dead Saints and Sinners, survival horror VR basato sulla serie The Walking Dead. Ambientato a New Orleans durante un'epidemia che ha trasformato gran parte della popolazione in zombie. Possiamo scegliere se essere maschio o femmine ed eliminare gli zombie in tanti modi diversi, con armi da fuoco o da mischia. Sarà possibile anche scalare diversi edifici per tendere imboscate ai nemici presenti nel gioco. Un'esperienza da provare assolutamente per tutti gli amanti degli zombie, ovviamente della serie The Walking Dead. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di novembre 2021? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!